da Dottor Palmas, qua siamo oggi nel Dipartimento di Biomimetica del Centro Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica, qua dove ricostruiamo completamente la bocca, la dentatura a quei pazienti che hanno perduto completamente il sorriso, hanno perduto le radici per cause magari traumatiche, oncologiche oppure parodontite, quella che un tempo si chiamava piorrea. Qua dietro di me, una volta che i denti vengono stampati in zirconio, trovi Victoria. Victoria si occupa di cosa? Di realizzare la biomimetica poi della dentatura, la parte bianca del sorriso. Quello che fa è posizionare una ceramica, diversi colori di ceramica. Qua è proprio l'artista che va a posizionare diversi colori al di sopra dello zirconio. Qua nel modellino di fianco puoi vedere lo zirconio, le singole corone in zirconio che vengono posizionate al di sopra della barra in titanio e sono pronte per essere rivestite con la ceramica che dà infine quel tocco di naturalezza alla dentatura, in realtà bionica, finta, non è una dentatura naturale. Però andrà a simulare esattamente quelle che sono le forme, le traslucenze, le opalescenze con delle masse di ceramica che sono, potremmo definirli i colori della palette di colori del pittore. Lei come un pittore, come un artista va a realizzare il tocco finale che crea la iperrealisticità di un sorriso bionico. Ciao, mi chiamo Capalbo Maurizio, ora posso dire che dopo 2 anni e mezzo che io vengo qua, sono ai definitivi, ho una bocca che è veramente a posto, non ha più infezioni, non ha più problemi, non ha più, come dire, fastidi, e ho finalmente un sorriso a 32 denti, ho scoperto la possibilità di poter mangiare tranquillamente, di poter sorridere, qui ho trovato persone competenti, altamente competenti, ma al di là dal dottor Palmas piuttosto che i medici chirurghi che ti operano, che ti mettono mani in bocca. Io mi ricordo Sergio che quando mi tolse una parte di ponte che io avevo, le chiesi: Sergio, ora mi togli i denti? E rimasi sorpreso perché lui mi disse: no, li abbiamo già tolti. Quindi l'unico dolore che io ho subito qua dentro è stato il dolore dell'anestesia. Per il resto non ho sentito niente e dico veramente ragazzi giovani che hanno forse 30 anni ma che dimostrano veramente l'esperienza, lo studio, la capacità che hanno nel fare il proprio lavoro, l'impegno, la voglia, il rispetto del lavoro, questa è la cosa importante che c'è qua, che trovi qua in clinica. Qualsiasi problema viene risolto. C'è la famosa logistica che poi ho scoperto la seconda volta che sono venuto, cioè quando sono venuto la prima volta avevo noleggiato la macchina, e invece la seconda volta ho preso l'appartamento qua. Andrei, un'altra persona fantastica, ti mette a suo agio l'appartamento, se non ti piace te lo cambia, c'hai la televisione con 8 milioni di canali in italiano, puoi vedere tutto quello che vuoi, appartamenti funzionalissimi, allo stesso prezzo poi di quello che ti noleggiano in Moldavia, perché comunque sono 35 euro al giorno, ma hai tutti i comfort, doccia, come si dice, microonde, forno. La logistica è un'altra parte molto importante di questa cosa qua, c'è Iana e Inga, due ragazze fantastiche, perché qualsiasi problema tu abbia, ma di qualsiasi genere, cioè tu hai un problema, voglio tagliare i capelli, voglio fare un tatuaggio, voglio trovare un mercato, voglio andare a ballare, voglio andare in un locale, a parte quello che tutto loro organizzano, perché se vuoi seguire la logistica tutte le sere puoi andare a mangiare in un posto, puoi andare a vedere posti della Moldavia, comunque fare itinerari, andare a vedere, c'è una cantina che è forse la più grande d'Europa, sotterranea,
Con loro puoi fare, ecco, ti organizzano, sono ragazzi che non guardano l'orologio, sono ragazzi che hanno comunque famiglia, non è che non hanno niente, però ti danno il meglio, cioè non sono lì a guardare la loro vita, ma sono qui ad aiutare la tua. Però io qui in questa clinica porterei tranquillamente i miei figli, perché mi sono trovato veramente bene.